Ma io so per la ripresa se tutto procede nel modo giusto, senza affrettare neanche un giorno. Se ci sono le condizioni per poter riprendere, credo insomma che piano piano si possa ritornare a giocare, inizialmente con gli stadi vuoti. Il tempo ci sta, insomma, anche se uno dovesse riprendere a fine maggio, inizio giugno, 12 partite nell'arco di, diciamo, 2 mesi si possono fare tranquillamente. Qui il campionato finirebbe a fine luglio, ai primi di agosto, e poi si può riprogrammare tutto il resto nella stagione successiva. È chiaro però che tutto parte dal fatto che ci siano le condizioni, questo è normale. Ecco Bruno, volevo chiederti, tra l'altro noi siamo di Avellino, ti chiedo, ovviamente ci sono state delle battaglie anche col Napoli, no? Che ricordo hai di Avellino, dello stadio Partenio, se c'è un aneddoto in particolare che ti viene in mente? Ma diciamo io con l'Avellino, con la Lazio, ho giocato la sua prima partita in Serie A in casa, anche se poi non era in casa perché la partita si giocò al San Paolo perché il campo dell'Avellino ancora non era pronto. Ricordo la partita, vincemmo 3-1 al San Paolo, ecco, diciamo la prima partita storica per l'Avellino in Serie A giocata in casa. Poi ci sono state tante altre partite sempre con la Lazio. Ricordo sempre partite dure dove appunto c'era un ambiente bello, bello caldo che rispecchiava il momento di quel periodo del calcio. C'erano giocatori importanti, giocatori che poi hanno fatto la storia come Di Somma, Cattaneo, che erano un po' il cuore di quella squadra, Lombardi e tanti altri. E poi c'erano dei giocatori che hanno spiccato anche il volo in squadre importanti. Infine una battuta sul Zorino Capuano che tu conosci e che ha ottenuto Sì. Ma ottimi risultati fino ad oggi con l'Avellino. il mister è uno che sa lavorare, la categoria la conosce a memoria, è un allenatore che sa tirare fuori il meglio da ogni calciatore, i risultati parlano a suo favore, è un allenatore che pratica un calcio. Diciamo che oggigiorno si sta riscoprendo anche questo 3-5-2 che lui pratica da tanti anni. Insomma, è un allenatore importante per la categoria. Spero che possa anche fare qualcosa in categorie superiori perché, insomma, è uno che ha sempre fatto di necessità virtù. L'anno scorso ha fatto molto bene a Rieti, insomma, sta facendo molto bene ad Avellino. È un allenatore importante per questa categoria, ecco, mi auguro che lo possa dimostrare anche, insomma, facendo la categoria superiore, potrebbe essere la Serie B.